resa docile alla grazia di nostro Signore Gesù Cristo, ha accolto nella sua vita il suo esempio attraverso il cammino di fede che lei ha compiuto, quel cammino di fede che l'ha portata a donare totalmente la propria vita, rimanendo casta. Innanzitutto perché? Perché il suo unico sposo doveva essere il Signore Gesù. Dall'amore di Dio. Ecco l'esempio che Agnese ci dona: essere fedeli sempre a questo amore, come lei lo è stato nella sua tenerissima età, ad essere realmente tutta, ecco, ripiena della grazia di Cristo e consacrarsi solo a Lui, allo sposo divino. Questo esempio ci aiuti, a noi adulti, ai giovani, agli adolescenti, ai bambini, a tutti. L'esempio di Agnese ci aiuti a mantenerci sempre fedeli al vero amore, che innanzitutto proviene dal cuore di Dio. Questo è il vero amore. Attraverso di lei percorriamo anche noi questo cammino e desideriamo anche noi di giungere alla santità. Desideriamo anche noi di percorrere questo cammino per fare l'esperienza di Agnese nella gioia ma anche nella prova. E allora Agnese ci insegna come questo cammino è un cammino sempre segnato dalla presenza e dalla grazia di Cristo, che noi vogliamo accogliere e vogliamo sempre di più cercare di vivere nella nostra vita e attraverso di noi nella vita di tutti coloro che Lui, il Signore, il Dio dell'amore, ha messo al nostro fianco. In questo ultimo giorno della novena, in questo giorno della vigilia, ecco, affidiamo al Signore per l'intercessione di Agnese tutte le intenzioni di preghiera che portiamo nel nostro cuore. Con fede preghiamo. O singolare esempio di virtù, gloriosa Santa Agnese, per quella viva fede da cui fosti animata fin dalla più tenera età, e che ti rese così accetta a Dio da meritare la corona del martirio. Ottienici la grazia di conservare intatta la fede e di professarci sinceramente cristiani, non a parole ma con le opere, affinché confessando Gesù innanzi agli uomini, Gesù faccia di noi favorevole testimonianza innanzi all'Eterno Padre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Chiesa e nostra patrona, Santa Bella Celeste Eroina, ci confusa d'eterno splendore, sei ricolma di grazia divina, tu sei vita e dolce. Santa Chiesa e martire in vita, per quella ferma speranza che avessi nell'aiuto divino, quando condannata dall'empio preside romano a veder macchiato il giglio della tua purezza, non ti sgomentasti, poiché eri fermamente abbandonata alla volontà di quel Dio che manda i suoi angeli per proteggere quelli che in Lui confidano. Con la tua intercessione ottienici da Dio la grazia di custodire gelosamente la purezza, affinché ai peccati commessi non aggiungiamo quello abominevole della diffidenza, della misericordia divina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Chiesa, nostra patrona, prega per noi. Salve, bella celeste eroina, ci confusa d'eterno splendore, sei colma di grazia divina, tu sei vita e dolce. Venne ad accendere sopra la terra, affinché dopo aver vissuto con purezza possiamo essere ammessi alla gloria che meritasti con la tua purezza e con il martirio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, nostra patrona. Prego.
riceviamo la benedizione con la santa reliquia che scenda su di noi e attraverso di noi su tutta la comunità che parrocchiana. Il Signore sia con voi. Di Sant'Agnese, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita nel nome del Signore e della Beatissima Vergine Maria. Andate in pace. Date una buona festa di Sant'Agnese. Maria.